Civitavecchia potrebbe ospitare una sede dell'Accademia regionale di Polizia Locale, almeno questa è la richiesta contenuta nella prima mozione presentata dall'opposizione al Presidente del Consiglio Comunale Marco Di Gennaro. Dopo le bollette idriche, un'altra stangata fa capolino nei bilanci familiari dei civitavecchiesi. L'allarme arriva dagli utenti del servizio di refezione delle scuole cittadine. La retta mensile sarebbe infatti aumentata per alcune fasce. Robusta macchina dei controlli messa in moto ieri sera dalle forze dell'ordine a Civitavecchia. I carabinieri hanno passato al setaccio centinaia di veicoli. Una cena con delitto a cura della compagnia teatrale Il Gabbiano. È l'evento molto particolare in programma mercoledì prossimo al Parco Spigarelli. Il titolo della serata è A Fuoco Amico e la storia è ambientata negli anni 50. Termina con gli italiani estivi che si terranno allo Stadio del Nuoto di Roma. La stagione della Cosa Raniene. La società locale vuole chiudere al meglio il suo percorso di questi ultimi mesi. La nascita dell'Accademia regionale di Polizia Locale a Civitavecchia è il contenuto della prima mozione presentata dall'opposizione, che prende a spunto l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Lazio della proposta di legge regionale numero 104 del 25 ottobre del 2023, concernente le modifiche alla legge regionale in materia di polizia locale. Se ne parlerà nel corso del prossimo Consiglio comunale, i particolari nel servizio. Civitavecchia potrebbe ospitare una sede dell'Accademia regionale di Polizia Locale. È proprio questo il contenuto della prima mozione presentata dall'opposizione al Presidente del Consiglio Comunale Marco Di Gennaro, al Segretario Generale Angela Stolfi e al Sindaco Marco Piendibene, ovviamente all'attenzione dell'amministrazione comunale. Nel documento firmato dai consiglieri di Fratelli d'Italia Massimiliano Grasso, Simona Galizia e Giancarlo Frascarelli, da quello della Lega Antonio Giammusso, da quello di Forza Italia Luca Grossi, da Paolo Poletti della lista Poletti Sindaco e da Mirko Mecozzi della lista Grasso. Si impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi con la Regione Lazio al fine di istituire nella città di Civitavecchia una sede dell'Accademia della Polizia Locale della Regione Lazio, possedendo la nostra città le dimensioni e la struttura ideale per garantire un ambiente formativo efficace ai fini del raggiungimento dei risultati sopraindicati. La decisione di presentare la mozione è la conseguenza dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Lazio della proposta di legge regionale numero 104 del 25 ottobre 2023, concernente le modifiche alla legge regionale in materia di polizia locale e successive modifiche, che istituisce l'Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio. Un'accademia, si legge nella mozione, che dia coerenza alla formazione del personale, avvicini la polizia locale alle polizie metropolitane estere come vera polizia di prossimità. La frammentazione della preparazione professionale delle polizie locali rappresenta da sempre un problema significativo e questo si manifesta in vari aspetti, con conseguenze dirette sulla qualità dei servizi resi ai cittadini e sull'efficienza operativa delle unità. Nel documento i consiglieri comunali di opposizione fanno riferimento alle limitazioni amministrative e di risorse che nel tempo hanno determinato una situazione di cronica carenza d'organico nella polizia locale di Civitavecchia, come di molti altri comuni italiani. Una carenza che potrebbe essere parzialmente sopperita proprio con una migliore formazione legata all'Accademia, la cui costituzione sarebbe agevolata, secondo la minoranza, dalla presenza in città delle istituzioni universitarie e scolastiche superiori, degli uffici giudiziari ed una gamma completa dei reparti delle forze di polizia che possono agevolare l'addestramento e di soluzioni immobiliari che possono essere destinate allo scopo. La mozione sarà discussa in uno dei prossimi consigli comunali. Robusta macchina dei controlli messa in moto ieri sera dalle forze dell'ordine a Civitavecchia. Con il primo fine settimana di agosto i carabinieri hanno alzato il livello di sorveglianza, tramutandosi in un vero e proprio passaggio al setaccio per centinaia di automobilisti. Lungo la via Aurelia Sud e su Viale Baccelli sono stati infatti messi contemporaneamente in atto due posti di blocco, con tutti i veicoli che venivano instradati all'interno di distributori di carburante a Passo Duomo. Numerosi veicoli fermati per controlli più approfonditi, ma per avere un bilancio della capillare operazione di controllo occorrerà attendere lunedì. Ben oltre 150 e tanti altri oggetti, tra i quali due statuette risalenti alla prima età del ferro.
Sono i ritrovamenti che sono emersi dopo le operazioni di salvaguardia messe in atto dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, dirette dall'architetto Margherita Ekberg nel lago di Bolsena, alle quali per il secondo anno consecutivo, nel mese di luglio appena trascorso, ha partecipato la componente subacquea della stazione navale di Civitavecchia. Tali attività, finanziate nell'ambito del PNRR per la creazione di un percorso subacqueo sul sito sommerso del Gran Carro del lago di Bolsena, hanno portato alla luce oltre 150 vasi e numerosissimi altri oggetti che saranno oggetto di approfondito studio e valorizzazione culturale. Durante la campagna di scavo, i sommozzatori della Guardia di Finanza hanno collaborato alle operazioni di ricerca del personale della soprintendenza, garantendo così la messa in sicurezza del sito archeologico sommerso contro possibili atti predatori da parte di soggetti che cercano ingenti profitti con il mercato clandestino dei reperti. E si è chiuso definitivamente con l'incontro di ieri il lavoro di elaborazione, confronto e sottoscrizione del protocollo d'intesa per il sostegno alla buona e stabile occupazione, la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, la legalità e l'inclusione sociale, avviato il 22 luglio tra CGIL, CISL, UIL territoriali e il Comune di Civitavecchia. Il confronto che arriva a conclusione con le firme di CGIL, UIL territoriali e il Comune di Civitavecchia ha prodotto un primo importante risultato per il territorio e le lavoratrici e i lavoratori. Lo afferma la segreteria generale CGIL territoriale Civitavecchia, Roma Nord Viterbo, Stefania Pomante, e il segretario generale UIL territoriale Civitavecchia Viterbo, Giancarlo Turchetti. All'apertura dei termini per iscrivere i propri figli alla mensa scolastica, alcune famiglie civitavecchiesi hanno avuto una sorpresa non gradita. In qualche caso le rette mensili sono state infatti riattoccate al rialzo, tutta colpa della riduzione da 8 a 5 delle fasce di reddito, come ascoltiamo nel servizio della nostra redazione. Questa volta l'allarme arriva dalla platea di utenti del servizio di refezione delle scuole cittadine. La retta mensile sarebbe infatti aumentata per alcune fasce, una amara sorpresa che i genitori hanno trovato in questi giorni, andando a rinnovare l'adesione alla mensa scolastica per i propri figli. Sul caso si registra anche la presa di posizione della consigliera comunale Valentina Di Gennaro. Secondo l'esponente del gruppo consigliare Alleanza Verdi Sinistra, Demos, si tratta dell'effetto di una delibera approvata lo scorso novembre dalla precedente giunta comunale, che ha comportato l'aumento delle tariffe della mensa scolastica e il ridimensionamento delle fasce da 8 a 5, con una maggiore ed evidente diseguaglianza sociale tra chi può e non può pagare. Secondo la Di Gennaro, essendo questa delibera la base della gara di appalto, non si può modificare, ma la consigliera ha fatto sapere di aver incontrato sindaco e assessore di riferimento chiedendo almeno il ripristino delle fasce intermedie e gli sconti per il secondo e terzo figlio. E il quartiere San Pio, San Pio X, dal 18 al 25 agosto, torna a festeggiare la ricorrenza del Santo Patrono con molti eventi interessanti che si terranno presso la piazzetta e i locali parrocchiali in via della Campanella 10. Il triduo a San Pio X dal 18 al 20 agosto alle ore 18 aprirà i festeggiamenti. Martedì 20, a conclusione del triduo presso il parco di Via della Polveriera, si terrà un incontro conviviale. Mercoledì 21 alle 18:30 Monsignor Gianri Coruzza celebrerà la messa, al termine della quale si svolgerà la processione, che accompagnata dalla banda Ponchielli partirà dalla chiesa e sfilerà per Via della Campanella, Largo Sardegna, via Ambaradan, via Gondar, via dello Scirè, via Neghelli, via Terme di Traiano, via Ugo Foscolo e poi il rientro. Il giorno 22 alle ore 20, cena sociale su prenotazione, seguirà musica live con Riccardo Scamarcio. Il 23 alle ore 20 verranno aperti gli stand gastronomici, ai quali saranno allietati dalle ore 21 dalla scuola di ballo Smile Dance di Franco e Grazia. Il 24 invece si ballerà con il duo Dado. Il 25 alle ore 20:30 avremo la scuola di canto di Lorena Scaccia in concerto e alle 23 estrazione in piazzetta dei numeri della lotteria, i quali resteranno affissi in bacheca per un mese.
premi, 3 buoni spesa. Nei giorni dei festeggiamenti, presso il salone parrocchiale, si potrà visitare la mostra fotografica che illustra le celebrazioni e gli incontri che si sono tenuti nella nostra parrocchia durante l'anno pastorale 2023-2024 ed anche le 12 carte che raccontano la vita e l'opera di San Pio X, che è l'angolo della pesca reale, il cui ricavato verrà utilizzato per la Caritas parrocchiale. Le elevate temperature di questi giorni sono associate ad un aumento del rischio di stress termico per i lavori outdoor, fenomeno che può determinare condizioni mediche pericolose per la vita, quali il colpo di sole, il colpo di calore, problemi cardiocircolatori o, attraverso l'esposizione diretta ai raggi solari, patologie cutanee a breve e lungo termine. Con l'obiettivo di informare, sensibilizzare e promuovere sicurezza, lo scorso luglio il servizio Spresal della ASL Roma 4 ha organizzato il webinar presentazione del piano mirato regionale di prevenzione dei rischi lavorativi ad alte temperature, a cui hanno partecipato oltre 40 aziende operanti nel territorio della ASL Roma 4, che si sono confrontate con gli esperti sui rischi e sulle azioni da mettere in campo per garantire la sicurezza dei lavoratori, così come previsto nell'ordinanza regionale in linea con le direttive INAIL contenute nel documento WorkClimate. Una cena con delitto a cura della compagnia teatrale Il Gabbiano. È l'evento molto particolare in programma mercoledì prossimo al Parco Iuri Spigarelli nell'ambito della seconda edizione del Festival della Musica. Il titolo della serata sarà Fuoco Amico e la storia sarà ambientata negli anni 50, che riportano alla mente il genere noir e il fascino del mystery. Come dei veri detective, gli spettatori sono coinvolti in un'indagine e l'obiettivo, tra una portata e l'altra, è scoprire chi è l'assassino. Appuntamento alle 20:30, sentiamo l'intervista. Una bella serata con una cena con delitto al Parco Spigarelli il 7 agosto. Ci racconti un po' di che cosa si parla e anche, insomma, tu sei del Gabbiano, questa compagnia, ci racconti un po' la storia. Sì, volentieri. Allora, la compagnia Il Gabbiano nasce nel 1991, quindi attualmente è la compagnia più longeva di Civitavecchia. Dal 2017 io curo, diciamo, una sezione un po' più giovane, diciamo, della compagnia, che abbiamo chiamato i Gabbianelli, e con questa sezione facciamo appunto sia commedie musicali che commedie in prosa, e da qualche anno ci siamo avventurati anche con le cene con delitto. È una formula che abbiamo visto ha riscosso, insomma, molto successo, e la serata generalmente si articola con un momento in cui gli spettatori, tra una portata e l'altra, guardano delle scene e vedono, insomma, un po' l'interazione fra i vari personaggi. E dopodiché c'è il morto e arriva un investigatore che però deve essere aiutato nella risoluzione del caso. E quindi saranno loro un po' a dover capire chi è, insomma, che ha fatto questo delitto? Esattamente, esattamente. Poi il pubblico sarà chiamato appunto a partecipare attivamente, per cui a fare domande ai sospettati e quindi ad aiutare l'investigatore per la risoluzione del caso. Quindi una serata particolare ma molto bella. Siete già stati al Parco Spigarelli o è la prima volta con questo Festival della Musica? È la prima volta, sì. Quindi vi aspettate che vengano in tanti a seguire, insomma, questa cena con delitto? Sì, noi speriamo che vengano in tanti, insomma, quindi siamo fiduciosi. A seguito delle decantate richieste di presentazioni, di domande e curricula, pensavamo che le nomine dovessero avvenire secondo un criterio meritocratico per titoli, dopo aver fatto un'attenta scelta tra le 50 domande pervenute. Ad affermarlo è l'associazione Civitavecchia C'è, che torna su uno dei temi caldi degli ultimi giorni, quello delle nomine del nuovo CDA di CSP. In particolare si dicono rattristati dalla nomina a presidente di una romana, che secondo loro è un pugno in un occhio a chi ritiene le risorse locali un valore aggiunto. E parlano poi anche di Paola Rita Stella e Alessio Gatti, anche loro nominati.
Bene, termina qui la prima parte del nostro TG, ma restate con noi perché subito dopo il break ci sono le notizie sportive. Termina con gli italiani estivi che si terranno allo stadio del Nuoto di Roma la stagione della Coser Aniene, che vuole chiudere al meglio il suo percorso di questi ultimi mesi. Tanti tritoni gialloblu guidati dai tecnici Fabio De Santis e Enrico Rovetto, che proveranno a fare il massimo possibile e magari a portare a casa qualche medaglia nell'evento in programma da lunedì al 12 agosto. Oltre all'asso Lorenzo Ballarati ci saranno anche Damiano Melis, Asia Ricci, Viola Ricci, Matilde Petronilli, Angelo Palombo, Flavio Argiolas e Daniele Fiorelli. Ascoltiamo le interviste che potete seguire in forma integrale sul nostro canale YouTube di TRC Giornale. Fabio De Santis, quindi questi ragazzi sono pronti per questo appuntamento con gli italiani estivi? È un anno che faticano, abbiamo iniziato il 3 settembre, quindi arrivare ad agosto è dura, durissima. C'è da elogiarli perché comunque non è facile. Diciamo che quest'anno finiamo il 12 agosto, quindi è una stagione molto impegnativa e lunga. Sono ben preparati, cercheranno di fare il massimo come hanno fatto tutto l'anno. Quest'anno abbiamo finito bene con i campionati regionali con parecchie medaglie, con qualcuno qualificato per gli assoluti, oltre a Melis, Ballarati, Ricci, anche Petronilli e Viola Ricci hanno ottenuto il pass per gli assoluti, quindi il lavoro che è stato fatto è stato ottimo. Ora c'è da raccogliere queste ultime gare, da concentrarci e tirare il massimo. Coach, ovviamente alle tante difficoltà, la stagione che si è allungata, c'è anche quella relativa a Palagalli con la chiusura. Purtroppo sì, è capitata questa cosa e speriamo che il comune e chi di dovere risolva più presto questo inconveniente, perché il nuoto di Civitavecchia, la pallanuoto di Civitavecchia non può stare senza lo stadio del nuoto, sarebbe una grande disfatta. Per queste tre settimane ci siamo organizzati, infatti ieri pomeriggio siamo andati a Roma al centro dell'Acqua Aniene, abbiamo svolto un allenamento in lunga all'Acqua Aniene, per una o due settimane non è un problema, faremo più sacrifici, però speriamo che da settembre, come tutti si augurano, lo stadio del nuoto riapra le porte per tutti i cittadini e per tutti gli sportivi. Enrico Rovetto, insomma, vediamo anche con Fabio De Santis, quindi un appuntamento fondamentale per chiudere meglio questa stagione. I ragazzi si sono allenati bene, certo sono un po' stanchi visto che siamo arrivati ad agosto, però speriamo, insomma, di riconfermare gli ottimi risultati di quest'inverno, dei campionati italiani invernali, e i ragazzi si sono allenati bene, sono pronti per questa nuova esperienza. E sarà un sabato sera in vasca per Marco Dellungo e per il Settebello alle Olimpiadi di Parigi. Alle 21 all'Aquatic Center l'Italia affronterà la Romania in quella che potrebbe sembrare una gara facile da portare a casa. Gli azzurri hanno bisogno di vincere per mantenere la vetta del girone A e continuare in duello con la Grecia in vista dello scontro diretto di lunedì. I rumeni sono nella coda del raggruppamento con 0 punti. Al momento classificarsi primi nel girone potrebbe non rappresentare un viatico più facile, in quanto è sempre più possibile l'incrocio con la Serbia nei quarti di finale. E continuano le soddisfazioni e gli elogi per Manila Esposito dopo la vittoria della medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi. Dopo aver conseguito questo risultato che ha fatto la storia della ginnastica artistica italiana, la campionessa della SGIN è stata ospite di Sport Face, dove ha partecipato insieme alla compagna di squadra Alice D'Amato. Ad intervistarla è stato Giuseppe Pastore, un nome che agli appassionati di ginnastica non dirà tanto, ma per chi ama il calcio è un personaggio diventato virale negli ultimi tempi per i suoi storytelling con cronache di spogliatoio, noto media digitale per il quale si è fatto conoscere per le sue conoscenze enciclopediche nel mondo del pallone. Con Pastore, qui in Manila, ha parlato della sua imponente crescita di questi ultimi anni che l'hanno condotta, come tutti sappiamo, ai grandissimi risultati che la rendono ormai riconoscibile nello sport italiano.
e i gironi di Serie C sono stati compilati. Nel corso dell'ormai classico sorteggio di diretta streaming, la FIPAV Lazio ha annunciato le sorti per Comal Civitavecchia Volley Academy e 3 EPC Pallavolo Civitavecchia per la nuova stagione. Anche quest'anno non ci sarà il derby, in quanto le due squadre locali sono state inserite in due raggruppamenti diversi. Le arancionere, collocate nella prima fascia, faranno parte del girone B e dovranno vedersela con Viterbo, San Paolo Ostiense, Sabaudia, Antares, Spes Mentana, Sales, Cosmos Latina, Ascor, All Volley, Palombara, Sempione, Tuscolano e Dream Team. Le rossoblù, inserite nella terza fascia, giocheranno nel girone A in compagnia di Terracina Aprilia, Roma Centro, Prometeo Monteverde, Anguillara, Dea, Marconi Stella, Marino Paglianus, 2012, Tor Sapienza, Sora e Acli. Gianluca Vitelli giocherà per la Futsal Academy anche nella prossima stagione. Il classe 2005 e la società del presidente Elso De Fazzi hanno perfezionato l'accordo che li legherà anche per il futuro. Vitelli sarà la colonna portante della squadra Under 21 e soprattutto giovane protagonisti nel campionato di Serie C1 con il quintetto di Vincenzo Di Gabriele, che ha annunciato di stravedere per lui. Intanto si avvicina il 19 agosto, giorno in cui comincerà ufficialmente la preparazione atletica dell'Ivan Lottatori. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Arrivederci.